È suonata stamattina la campanella per 3.824 alunni del comune di Macerata. Nel messaggio di saluto al nuovo anno scolastico indirizzato al mondo della scuola, il sindaco Romano Carancini, oltre agli auguri di un buon percorso di collaborazione e crescita in un clima di serenità, rivolge il suo pensiero a quanti si trovano ancora in condizione di disagio a causa degli eventi sismici del 2016. Tra i tanti impegni dell'amministrazione comunale rivolta alla scuola, che vanno dal servizio mensa al trasporto, si inseriscono anche diversi progetti che hanno una particolare attenzione all'ambiente. Destinati alle scuole di ogni ordine e grado e gratuiti, i progetti sono promossi dal Comune di Macerata in collaborazione con il Centro d'Educazione Ambientale di Fonte Scodella. Grazie all'ausilio dell'Auser, le scuole primarie saranno coinvolte nella creazione e gestione degli orti scolastici, oltre alle uscite nei boschi urbani della città. Per le scuole medie il modulo previsto mira a far riflettere i ragazzi sui metodi di mobilità sostenibile, mentre nelle scuole superiori si parlerà di un'emergenza più che attuale, ovvero quella legata ai cambiamenti climatici e alla gestione idrica del territorio. E proprio il Parco Maceratese di Fonte Scodella, rinnovato grazie anche alla collaborazione di diverse associazioni cittadine, ospiterà un evento domenica prossima, 17 settembre. Tutto il giorno e in particolar modo nel pomeriggio abbiamo organizzato una festa di quartiere, diciamo così, quindi una festa rivolta a tutti, piccoli e grandi, all'interno del Parco di Fonte Scodella per riscoprire quest'area verde della città che negli ultimi anni è stata poco utilizzata dai cittadini e per appunto mostrare che possiamo fare tante cose, possiamo viverla in tanti modi diversi, quindi avremo i giochi per i bambini, le letture, le passeggiate per i grandi, i ragazzi che utilizzeranno il campo di skateboard per fare delle esibizioni, quindi è uno spazio molto bello, naturale e polifunzionale che dovremmo utilizzare tutti quanti, per ognuno per quello che può e che ritiene, per riscoprire quindi una parte importante di questa nostra città.